signor diritto, sembra che Federer, che aveva avuto qualche dubbio sul proprio diritto nel primo turno, ne abbia riacquistato padronanza. Doppio indimenticabile. E senso geometrico, sai. E poi la mobilità, mobilità, il tempo, il modo di muoversi, il timing con la palla, tutto lì. Io ho giocato una volta con Damiani, che è stato un buon giocatore. Sì. Ce l'aveva. Attenzione, scusa Rino. Qui non c'era più nessuno. Bravo, scusami se ti ho interrotto. No, ma meritava. C'era quell'anticipo che io avevo intuito da parte di Federer. Anche perché ci sono due palle break, che sì, sono due set point. Certo, eccolo, bravissimo. Seguito l'azione con molta lucidità. E quindi 15-40. Io lo chiamo scheggia, ma probabilmente è impreciso questo. Perché non è che il telaio perda una scheggia in seguito a un colpo mal realizzato. Vediamo un po' come finisce sta palla break. Grande attacco, Sì. Annullata la palla break. 40 pari. Ecco una variabile, ma non sufficiente. Una volta che c'era arrivato Stefan, che poteva giocarla meglio. Molto, molto. Eccolo qua che lo rivediamo, Rino. Questo è stato un errorino e questo è stato un erroraccio. Sì. Però applauso di stima nei suoi riguardi, applauso di incoraggiamento. Ah, bene, sì signori. Mi lascio trasportare dall'entusiasmo, ma non da tifoso, non da bieco tifoso. Rivediamo. Sebbene da esteta, da ammiratore. Di mezzo volo, Beh, eccolo, ancora, bravo regista, si è accorto anche lui, bravissimo. Sì, stavolta di dritto il passante. Ed è 4-0. Sì. Questo allora, il vero Federer, è arrivato con un'eleganza, con una leggerezza sulla palla. Sembrava facile il colpo, sì, no? Ti dà proprio l'idea che il colpo sia facile. Sì, magnifico. E poi per favore, regista, ma quando sono lì seduti e fa un colpo magistrale, ecco, mi ha sentito. Ecco qua, adesso si rivede. Eccolo qua. Viene avanti. È bello, non è solo un lungolino, è qualcosa di più, insomma. È benissimo, 5-0 allora. È bello. Ecco. Eccolo ancora. Sono grato di questi due replay d'angolazione diversa, si riscatta il regista inglese. 40-0, 3 match point, Federer. Perché Federer ha una tale armonia, una tale scioltezza di gesto che non si avverte la velocità. La velocità, sembra che abbia servito una palla così. Ecco qui, un altro ace. Sì. Bene. Vince dunque Federer 6-4, 6-1. È un Federer buono, Direi di sì. Però, guarda, devo dire anche parzialmente aiutato da Stepanek. Affievolito, via. Sì.